Siamo in diretta da Gravina di Catania, dove fra poco, precisamente in via Vittorio Emanuele, passerà la carovana del Giro d'Italia, che è partita alle 13:15 da Pedara, poi passerà per San Pietro Clarenza, Mascalucia, prima di transitare nel comune di Gravina di Catania, per poi andare verso Sant'Agata di Battiati, San Giovanni la Punta, Via Grande, e poi cominciare la scalata, la nuova scalata sul Monte Etna, che porterà i corridori dopo 159 chilometri a Messina. Oggi si giunge nella città di Vincenzo Nibali, tra l'altro l'arrivo è posto proprio a poche centinaia di metri dalla casa di Vincenzo Nibali. Lui sappiamo che si è trasferito in Toscana da un bel po' di tempo, però è ovviamente nativo di Messina, quindi tornerà nella sua terra. Non è una tappa per scalatori, è una tappa per velocisti, però chissà, qualcosa potrà anche succedere quando si scalerà la montagna, quando si scalerà il vulcano dalla parte di Zafferana, Milo, Fornazzo, che peraltro è la cima più alta quest'oggi del Giro d'Italia. Cominciano a passare le moto dei fotografi, perché il giro, la carovana, dovrebbe arrivare qui a Gravina da un momento all'altro. Ci sono anche dei tifosi pronti con i fischietti, i palloncini sono stati predisposti sugli appartamenti all'interno dei negozi. Ci sono anche delle piccole problematiche, perché vedete qui in questa strada, in via Don Bosco, numerosi automobilisti sono rimasti bloccati, perché non sono stati fermati nel momento giusto, hanno preso la strada e sono rimasti fermi, perché ovviamente qui è tutto transennato e non si può passare e non si può neanche tornare indietro. Quindi forse qui l'organizzazione doveva gestire meglio la situazione e bloccare le auto già dall'inizio della via Don Bosco, e quindi ci sono anche le lamentele. C'è un vigile urbano, ci chiede Maria, in via Vittorio Emanuele a Gravina, perché il percorso dopo la carovana, dopo aver percorso le strade del comune di Mascalucia, entrerà veramente per poco all'interno del comune di Gravina. Il giro transiterà per un piccolo tratto in via Gramsci, nella via Gramsci Alta, e poi passerà da qui in via Vittorio Emanuele, che poi è l'arteria, come potete vedere dalle immagini, che collega il comune di Gravina con il comune di Sant'Agata di Battiati. All'orizzonte si vede un semaforo, subito dopo il semaforo si entra nel comune di Sant'Agata di Battiati. C'è molta attesa, devo dire, c'è davvero tanta gente, e credo che stia proprio arrivando la carovana. Siamo arrivati proprio nel momento migliore, perché stanno arrivando le bandiere, le prime auto, e quindi cerchiamo di capire cosa succederà. Ecco, ci richiama all'ordine anche il vigile urbano, ecco le prime macchine, inizio gara ciclistica, e quindi questo significa che stanno arrivando la prima auto della stampa, stanno arrivando i corridori, li stiamo quasi per vedere in diretta per Blog Sicilia. Grazie a Maria che ci fa i complimenti. Siamo arrivati proprio in tempo, abbiamo cominciato la nostra diretta, siamo stati fortunati e stiamo per vedere il passaggio della Corsa Rosa. Il gruppo dovrebbe essere compatto, ovviamente grande attesa soprattutto per vedere Vincenzo Nibali, l'uomo più atteso di questo Giro d'Italia e di queste due tappe siciliane, soprattutto perché lui, come sapete tutti, è siciliano. Ieri ha tentato uno scatto sull'Etna prima dell'arrivo a Rifugio Sapienza, ha tentato uno scatto anche un altro siciliano che tira longo, però non è andata bene. Hanno provato, la tappa è stata vinta dallo sloveno Polans. Continuano a passare, questa è la macchina del medico, le auto, perché proprio la carovana sta arrivando. Questo è il tipico suono dell'arrivo della carovana, preceduto dalle sirene della polizia, e aumentano le persone qui sul percorso. C'è anche un cagnolino che è un po' anche spaventato da quelle che sono le sirene. Tante moto delle polizie,
c'è davvero tanta gente a Gravina di Catania, sono felicemente sorpreso dalla gente che c'è. Mariella Grasso scrive: una vergogna far passare il Giro d'Italia con quelle strade rattoppate, che schifo. Sì, evidentemente. Poi siamo capitati proprio in un punto in cui la strada è completamente rattoppata, non è rattoppata benissimo, e quindi è giusto che ci dicano così. Da Buenos Aires ci salutano, salutiamo Monica Patrizia Naso, continua a passare tanta polizia, però non vediamo biciclette per adesso, ma manca davvero, davvero pochissimo, quindi a tutti coloro, e sono davvero tanti, che sono in questo momento in diretta insieme a noi, consiglio vivamente di aspettare, perché veramente fra pochissimi istanti, non si parla neanche di minuti, dovrebbe arrivare la carovana rosa, mentre cresce l'attesa del pubblico, che come vedete è veramente, veramente tantissimo. Luca Rodo ci scrive: forza Nibali, e ci auguriamo tutti che Nibali possa vincere questo Giro d'Italia. Ecco il primo corridore, anzi i primi due corridori, evidentemente già dai primi chilometri a Pedara è scattata una fuga, ci sono due corridori al comando di questa quinta tappa del Giro d'Italia e hanno anche un discreto vantaggio sul gruppo che non vediamo passare. Ora ovviamente chiediamo scusa perché non riusciremo a dire chi sono i corridori, poi ovviamente nel nostro giornale su blogsicilia.it troverete tutta la cronaca di questa quinta tappa, che lo ricordo è partita da Pedara intorno alle 13:15 e dopo 159 km, dopo un ulteriore passaggio sull'Etna nella zona di Zafferana e Milo, arriverà a Messina passando da Giardini e da Rocca Lumera, quindi tutti i comuni del messinese. Abbiamo visto quindi che ci sono due corridori al comando, sono stati loro a passare per primi e già credo che abbiano accumulato un discreto vantaggio sul gruppo, perché già, se non sbaglio, sono passati un paio di minuti, ovviamente il conteggio non è preciso. Baci da Prato da una palermitana che salutiamo, ci fa piacere che ci seguano anche da Prato, stiamo facendo questa diretta anche per questo motivo, ci consigliano di allontanarci dalla strada perché ovviamente nel momento in cui passerà il gruppo diventa pericoloso, perché saranno tanti tanti corridori tutti quanti insieme. Cerchiamo di capire anche chi sono i due corridori che abbiamo visto passare per primi in vantaggio, un bel po' di minuti di vantaggio sul resto del gruppo, evidentemente considerato che la partenza è stata pochissimi minuti fa da Pedara, questi due corridori hanno preso immediatamente vantaggio sul resto del gruppo e chissà che non possono portare a termine un'impresa come quello che è successo ieri nella tappa che ha condotto dopo 181 km i corridori da Cefalù fino al rifugio Sapienza, perché proprio il vincitore Jan Polans, lo sloveno, è scattato insieme ad altri tre corridori a 2 km dopo l'inizio della corsa, quindi praticamente è stato in fuga per 179 km e chissà che non si possano ripetere anche oggi. Ci siamo quasi, dovrebbe passare fra pochissimo il gruppo, dopodiché concluderemo ovviamente la nostra diretta, ma vi ricordo che rimarrete aggiornati su blogsicilia.it. Sta passando il gruppo, cercheremo di intercettare anche i beniamini dei tifosi, ovvero soprattutto Vincenzo Nibali. Ecco il gruppo, devo dire che il passo non è molto veloce, il gruppo se la sta prendendo assolutamente comoda, sarà un passaggio molto veloce, ma sentite il pubblico di Gravina come sta accogliendo il passaggio della carovana del Giro d'Italia. Devo dire anche per me che sto qui a commentare, è un'emozione grandissima vedere passare i corridori, avreste sicuramente visto anche Vincenzo Nibali perché era in mezzo al gruppo, c'è qualcuno che è più attardato, adesso passano insieme a qualche corridore attardato tutte le ammiraglie delle varie formazioni. La carovana del Giro d'Italia è veramente, veramente molto grande, molto vasta, si spostano davvero in tanti, come potete vedere dalle immagini sono
numerosissime le ammiraglie che passano portando con sé le biciclette che poi servono nel caso in cui avvenga qualche foratura o qualche problema tecnico, sono subito pronti a far cambiare le biciclette ai corridoi. Qualcuno mostra anche un cartello inneggiante proprio al Giro d'Italia. Complimenti per la diretta, ci dice Teodora, io la ringrazio, è stato davvero un piacere e anche un'emozione molto particolare per chi ama lo sport e per chi ama il ciclismo, veder passare da Gravina il Giro d'Italia. Si sta concludendo il numerosissimo passaggio delle ammiraglie, poi sicuramente fra qualche minuto verrà anche sbloccata la strada perché ci sono numerosi automobilisti che sono inferociti perché la strada è stata bloccata per più di mezz'ora, ma mi sembra una chiusura assolutamente doverosa per il passaggio del Giro d'Italia. Siamo in conclusione di questa diretta che ci ha visto nel comune di Gravina di Catania. Ricordiamo che il Giro adesso si sposta a Santa Catalina Battiati, poi a San Giovanni la Punta, poi andrà a Via Grande e via via salirà verso l'Etna, passando da Zafferana, Milo, Fornazzo e così via. Qualcuno scherza sulla condizione non perfetta delle strade, ahimè, forse questa strada a Gravina via Vittorio Emanuele si poteva anche asfaltare, ma comunque è passato il Giro, abbiamo visto due corridori in testa con almeno 3 o forse 4 minuti di vantaggio sul resto del gruppo che è passato tutto quanto insieme e compatto velocissimamente qui da via Vittorio Emanuele di Gravina. I corridori verosimilmente saranno già verso San Giovanni la Punta. Da Alessandro Fragalà un grazie e vi ricordo che troverete tutta la cronaca della corsa su blogsicilia.it.